Secondo me il segreto sostanzialmente è quello che venga condiviso, anche è una parola che viene spesso abusata, però in realtà è vero. Forse uno dei problemi di molte riviste è quello di non più considerarsi un territorio di condivisione, di una cultura, di un linguaggio. Quindi c'era un termine che veniva utilizzato, cioè generalista, cioè avere la capacità di poter parlare di tutto e un po'. Fonti di ispirazione, diciamo sono delle più disparate. La cosa importante secondo me è fornire una cosa più, soprattutto quando qualcuno la riconosce propria, cioè quando un'immagine in qualche modo fa suonare un qualcosa di familiare, no? Quando in qualche modo fa scattare a noi un ricordo, un déjà vu, soprattutto che è legato magari a delle emozioni, creatività. È una parola altamente abusata, però è un elemento determinante, forse è una qualità quella di diventare ed essere creativi, fondamentale per reagire in maniera adeguata alla contemporaneità, no? Fatta da questi cambi, da questa velocità, analizzando il fatto che forse l'unica vera costante è realmente che abbiamo di fronte è il cambiamento. Imparare ad essere creativi può aiutarci a essere sicuramente degli uomini contemporanei migliori. Forse uno degli interventi che io ho apprezzato nella storia del TED è stato proprio quello di Sir Ken Robinson, che fa la sua provocazione è appunto quella di pensare alla creatività come la base di una nuova alfabetizzazione, cioè proprio che dobbiamo avere il coraggio di rompere questo legame con una società, diciamo, ancora legato alla rivoluzione industriale, alla prima rivoluzione industriale. Quindi è un modello che dobbiamo avere la forza di abbandonare e forse seguire la contemporaneità in un modo più coraggioso. Per quanto riguarda forse il consiglio che io ho ricevuto più importante, è venuto proprio da Chris Anderson, direttore di Wired. Quando abbiamo iniziato a fare Wired, lui mi ha scritto pochissime parole che erano dare, 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 cioè osa, osa. Io me le sono stampate perché in realtà in italiano hanno anche un altro significato, cioè dare, dare. E quindi riuscire non solo a pensarsi come dei comunicatori, ma in qualche modo riscoprire una funzione un po' sociale, cercare di pensare molto alle persone che poi in qualche modo ci leggeranno, che potranno godere di una comunicazione visiva più o meno ricca. Quindi pensare sempre che è uno scambio e il ruolo del comunicatore è un ruolo che sottende una grandissima responsabilità.